Benvenuti in questa intervista con Conzio Confuzi, Confucio, in cui ci racconterà e spiegherà i suoi punti di forza, sottolineando le sue parole motivazionali e condividendo i suoi concetti. Buon ascolto! Abbiamo due vite e la seconda inizia quando ci rendiamo conto di averne una sola. Cosa significa per te questa citazione? Parlaci dei tuoi principi di vita. Questa citazione rappresenta la consapevolezza della nostra esistenza e della sua unicità. È una chiamata alla presa di coscienza della nostra mortalità, e dell'importanza di vivere pienamente ogni singolo momento. Ciò che abbiamo è il qui, e, ora, l'unico momento che possiamo influenzare direttamente. Non possiamo cambiare il passato e il futuro è ancora da scrivere. Ciò che possiamo fare è fare del nostro meglio nel presente. E ricorda, non si tratta solo di sopravvivere, ma di vivere. Non si tratta di passare il tempo, ma di utilizzare il tempo. Non si tratta di esistere, ma di prosperare. Non si tratta di prenderlo comodo, ma di spingere oltre i propri limiti. C'è un mondo là fuori che aspetta di essere esplorato, pieno di opportunità, esperienze ed emozioni. Non rimanere bloccato in uno stato di abitudine o paura. Sii coraggioso, sii audace, sii aperto a nuove esperienze. Le persone spesso dicono vorrei avere più tempo. Ma la verità è che abbiamo tutti lo stesso tempo, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. La differenza sta in come lo utilizziamo. Facciamo in modo che ogni secondo conti. La vita è un viaggio. Non importa da dove vieni, l'importante è dove vai. Non importa i tuoi errori passati, conta quello che fai ora. Non importa le tue paure, conta il tuo coraggio. Il cambiamento può essere difficile, ma è il prezzo da pagare per il progresso. Non avere paura di fallire, abbi paura di non provare. Non avere paura di essere diverso, abbi paura di essere la stessa persona che eri ieri. Non si tratta di quante volte cadi, ma di quante volte ti rialzi. Non si tratta di quanto sei giù, ma di quanto puoi risalire. E ricorda, l'unico vero fallimento è non provare. La vita è tutta una questione di prospettiva. Puoi scegliere, di vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Puoi scegliere, di vedere i problemi come ostacoli o come opportunità. Puoi scegliere, di vedere la vita come un dono o come una maledizione. E ricorda, la vita non è quella che ti succede, ma come reagisci a ciò che ti succede. Non è quello che ti capita, ma come lo interpreti. Non è quello che vedi, ma come lo vedi. Non smettere, mai, di imparare. Non smettere, mai, di crescere. Non smettere, mai, di sognare. Non smettere, mai, di lottare. Non smettere, mai, di vivere. Non smettere, mai, di amare. Infine, ricorda, sei l'architetto della tua vita. Sei tu a decidere come vivere, cosa fare, conquistare. Sei tu a decidere il significato della tua vita. Sei tu a decidere il tuo destino. Sei tu a decidere chi sei. Grazie mille Mister Confucio, per la sua presenza, le sue parole, i suoi pensieri, e le sue perle di saggezza, che sicuramente daranno spunto a chi ci ascolta. Averla qui per noi è stato un privilegio. Grazie ancora di cuore. Grazie a voi per avermi permesso di essere qui, a rispondere alle vostre domande, sperando davvero di poter essere stato chiaro, e di avere ispirato qualcuno, nel processo della propria vita. Grazie. Se ti è piaciuta l'intervista, iscriviti al canale, attiva la campanella e scopri le prossime interviste speciali, che ti daranno momenti e concetti che ti cambieranno la vita. Oltretutto commenta, il tuo parere è molto importante per noi, sperando di poterti rispondere nel migliore dei modi. Grazie per aver visto il nostro video.